Ci siamo sempre amati, ci mancherebbe. E abbiamo fatto insieme delle battaglie per il bene del nostro paese, politiche e sociali. Poi cosa è successo? Mi è passata al gruppo misto, di punto in bianco, e poi all'opposizione. No, al governo. Adesso al governo. E comunque tu mi hai sfiduciato. Non lo reggo più. M'accompagna al lavoro, mi viene a riprendere, fa la spesa con me. Ogni tanto gli dico, ma esci con gli amici, vai a giocare a calcetto, fai qualcosa. Ma lui morire, vuole sempre stare con me. Forse è solo innamorato. Dopo 15 anni. Scusate, ma la vostra vita sessuale? Bene, benissimo. Magari non la porto a casa. Ecco, io credo che voi non abbiate bisogno di un terapeuta. Ma io sono venuta da lei perché mi hanno detto che è un caterpillar, che non si ferma davanti a niente. Quando ci sono i presupposti. Signora, se lo lasci dire, lei non ha bisogno di un avvocato. Ah, no? Dottore. Senatrice? Avvocato. Signora. Dottore. Onorevole. Avvocato, la devo ringraziare. Il dottore è veramente bravissimo. Allora vengo con mio marito. Aspetto, arrivederci, signora. Senatrice, di nuovo. Arrivederci. Arrivederci. Ah, dottore, anche noi la dobbiamo ringraziare. L'avvocato ha ipotizzato un patto di discrezione reciproca che taglia la testa al toro e quindi si divorzia. La vittoria della concettazione! Dottore. Avvocato. Stavo pensando che magari noi due per pranzo potremmo. Scordatelo. Peccato, avremmo potuto parlare di tutto quello che non siamo riusciti a fare. Giusto un panino. Non ho mai fatto una passeggiata in spiaggia in inverno. Io non ho mai fatto una crociera. Un Io non ho mai fatto un gioco così stupido. peccato, vuol dire che hai perso un po' la fantasia. Scusa se nel frattempo ho tirato su un figlio. Punto per te. Vediamo, non ho mai fatto l'amore con due donne. Non sai che cosa ti sei perso. Allora. No, aspetta, due contro uno o una contro due? Siete così prevedibili. Beh, perché. Allora, vediamo, non ho mai. Non ho mai tradito una donna. No, E allora perché tua moglie ti ha lasciato? tanto l'ho lasciata io. Per voi uomini è sempre colpa delle donne. Ne ho sentiti tanti di alibi, alcuni anche piuttosto fantasiosi. Non era più la donna di cui mi ero innamorato. Semplice. Io credo che revisionare il copione delle frasi fatte sarebbe una buona idea, almeno ogni 5 anni. A me è successo così. Scappare dall'amore è la cosa che vi riesce meglio. Vabbè, allora, ok. Non ero più innamorato di lei. Però non mi sembra che tu abbia fatto molto meglio, eh. Cosa ne sai? Beh, tu c'hai un figlio, non ho ancora sentito parlare del padre, ad esempio. Forse l'ho detto nel modo sbagliato, però era per dirti che generalizzando non ci aiutiamo a capirci. E davvero ti interessa? Sì. Avevo appena fatto il test ed era positivo. Ed ero felice. Così sono andata di corsa a Residence per dirglielo. E sua moglie ha aperto la porta. Era venuta a trovarlo con il figlio. Era sposato da 3 anni e si era semplicemente dimenticato di dirlo. Questo per non generalizzare, eh. Hai sentito? Maneggio di cavalli. Cosa? Che fai?
Dai, vieni. Non ci penso nemmeno, non ci penso. Veloce! Oh, scendi da quel cavallo! Dai, veloce, sali. Sali, veloce! Vai. Mi ha rapito lei, testimone! Padri! Padri! Ha vigilato violazione di proprietà privata e rapimento della sottoscritta, tu sei pazzo! Io non sono pazzo, sono il principe azzurro e ti sto portando via su un cavallo bianco! È nero! Ma il cavallo lo riporti, vero?